Ori and the Will of the Wisps inizia dove ci aveva lasciato lo scorso capitolo. Il tramonto su Nibel è uno spettacolo davvero unico e le musiche composte da Gareth Cooker accompagnano ancora l'introduzione e lo svolgimento di un'opera dal valore artistico incredibile. Lo specifichiamo fin da subito, Moon Studios ha confezionato un'altra perla, un Metroidvania che evolve tante delle meccaniche del predecessore con un prodotto finito più stratificato e che conserva però lo spirito e le atmosfere nate dal titolo precedente, sviluppando un gioco che, salvo qualche piccolo problema, sfiora l'eccellenza sotto vari profili. L'uovo lasciato da Kuro si è infine schiuso e ne è uscito fuori il tenero gufetto Q, che cresce tra le attenzioni di Naru, Gumu e Dori. Il piccolo volatile sente però il bisogno di volare, compito assai arduo per la sua attuale condizione. La sua ala infatti non è cresciuta come dovrebbe e il piccolo fatica a librarsi in aria. La soluzione è a portata di mano. Ori sfrutta una delle penne appartenenti a Kuro per permettere al piccolo gufo di spiccare finalmente il volo con il bianco guardiano sulla schiena. Mentre i due amici assaggiano per la prima volta l'ebbrezza dell'alta quota, assistiamo ad una scena iniziale come quella del primo titolo dalla bellezza sublime, che si chiude però con l'arrivo di una tempesta che fa precipitare Ori e Ku all'interno delle terre di Niuen, un luogo inospitale che ha perso la sua luce e tutti i suoi spiriti guardiani, iniziando un lento decadimento che ha mutato in maniera pericolosamente inquietante le creature che lo abitano. Ori parte alla ricerca del piccolo Ku, separatosi dal bianco guardiano durante la caduta e perduto in queste misteriose e aspre terre. Nel farlo, dovrà anche cercare di fermare l'inesorabile decadenza di Niuen, iniziata alla morte del Salice e quindi con la fine della sua luce, evento che ha portato alla dispersione di 4 fuochi fatui in differenti luoghi. Ori dovrà trovarli per riportare la foresta di Niuen allo splendore che aveva un tempo, quando era abitata dagli spiriti e la vita germogliava rigogliosa. Proprio Niuen ricorda nella sua ampia struttura il mondo del primo capitolo, una mappa ampia divisa ad aree perfettamente interconnesse tra loro, dense di cunicoli da esplorare e di segreti da scoprire sfruttando al momento giusto e nel modo giusto tutte le mosse speciali che un guardiano come Ori può apprendere. Rispetto alle abilità che venivano sbloccate in maniera lineare in Ori and the Blind Forest, stavolta se ne possono scegliere un numero limitato, qui denominate frammenti dello spirito, da attivare in contemporanea. Dal menu è possibile selezionare a piacimento quali equipaggiare, personalizzando più nel dettaglio Ori e consentendo di variare combinazioni in base alla tipologia di combattimenti da affrontare. Per ottenere questi frammenti dello spirito, oltre a reperirli in giro, si devono completare delle missioni secondarie, proposte dagli abitanti di Niuen. Si tratta per lo più di semplici fetch quest, praticamente identiche tra loro, ma la loro aggiunta contribuisce comunque a fornire un motivo in più per esplorare con più attenzione la mappa di questo sequel e a dare un senso ulteriore anche al backtracking. Oltre ai frammenti dello spirito, Ori può equipaggiare fino a 3 mosse, utilizzabili tramite altrettanti comandi rapidi. La maggior parte di queste si ottiene nel corso della trama principale in maniera automatica e può essere acquistata da alcune delle creature amichevoli presenti a Niuen, che scambiano oggetti e miglioramenti in cambio della luce spirituale, una sorta di moneta che si trova in alcuni punti non facilmente accessibili della mappa e viene droppata dai nemici. Sostanzialmente questa struttura approfondisce maggiormente la personalizzazione, permettendo di sfruttare meccaniche diverse a seconda di come si preferisce combattere. Selezionare le 3 mosse diventa molto rapido grazie ad una comoda ruota a schermo che non va ad inficiare troppo il ritmo elevato di Ori and the Will of the Wisps. Tra i fattori più importanti da tenere sotto controllo, oltre alle sfere verdi che rappresentano la vita di Ori, ci sono le sfere blu che stanno a indicare l'energia residua. Nel precedente titolo queste dovevano essere utilizzate per creare punti di salvataggio, una funzione unica e davvero curiosa che però non torna in questo seguito, in cui il salvataggio è automatico e le sfere di energia sono spese per utilizzare attacchi particolari e mosse speciali. Una scelta, quella di implementare il salvataggio automatico, che rende più immediato lo svolgersi di alcune sezioni. Quante volte nel primo capitava di scordarsi di salvare, e che però nella versione provata da noi per questa recensione ha causato qualche problema nel respawn e non solo. Qualche piccolo bug ha infatti afflitto la nostra run. Moon Studios, che è conscia di questa situazione, e fornirà al day one una patch che potrà risolvere la maggior parte dei problemi. Questo secondo capitolo della saga di Ori è un gioco che evolve la struttura del predecessore, rendendo il gameplay ancora più variegato e soddisfacente, merito di alcune delle già citate meccaniche, sempre ben calibrate
calibrate e che rendono divertente riprovare anche quando si fallisce, con Ori che mano a mano che si procede nella trama principale acquisisce ulteriori mosse che ne rendono i movimenti più rapidi, ampi e precisi. Purtroppo però, come già accennato in precedenza, la versione provata ha sofferto di qualche problema tecnico, con cali di framerate e diversi bug, che però non hanno inficiato pesantemente per l'esperienza di gioco complessiva. Dal punto di vista visivo e sonoro, Ori and the Will of the Wisps è un piacere per gli occhi e per le orecchie. Il miglioramento grafico rispetto a The Blind Forest è netto, un passo in avanti che stupisce sia negli spettacolari fondali e sia negli elementi in primo piano, che accompagnano un brillante level design che connette la mappa come un'unica struttura espansa, dalla lodevole continuità e dalla colonna sonora che si adatta alla perfezione ad ogni momento del gioco. Moon Studios ha dipinto un mondo variegato e pieno di sorprese, da esplorare meticolosamente per scoprire quello che le terre di Niuen e questo nuovo Ori and the Will of the Wisps hanno in serbo per noi. Ci sono titoli e soprattutto racconti in cui le parole assumono un'importanza secondaria, in cui musiche e colori si uniscono in un unico spettacolo artistico senza uguali. Moon Studios con Ori and the Will of the Wisps ha confezionato una grandissima opera e una delle migliori esclusive degli ultimi anni. Averlo a disposizione fin da subito tra i titoli del Game Pass o a stand alone ad un prezzo comunque abbordabile rende questo nuovo capitolo imprescindibile non solo per gli amanti dei platform e dei metroidvania, ma per tutti gli appassionati di videogiochi.